Siamo tornati di nuovo insieme a Videotop, parliamo di cinema su grande schermo, perché anche d'estate si può andare al cinema, molto più comodi, con l'infradito, perché no? E allora vi segnaliamo un film davvero molto divertente, si intitola Mr. Cobbler e la bottega magica, un film di Thomas McCartney con Adam Sandler. Max è un calzolaio, figlio di generazioni di calzolai, nel Lower East Side di New York. Non è più giovane e forse non lo è mai stato. Bloccato dentro una bottega di cui non vede il fascino, costretto ad un lavoro che non lo appassiona, non ci sa fare nemmeno con le donne, fatta eccezione per la madre, rimasta solo dopo l'abbandono del marito, di cui si prende cura quotidianamente. Le cose cambiano il giorno in cui scopre, per caso, nel magazzino una vecchia risuolatrice dai poteri magici che gli permette di indossare l'aspetto fisico di chiunque a patto di calzarne le scarpe. Mr. Cobbler è la bottega magica. Com'è andata al lavoro? È andata come tutti gli altri giorni. Potresti chiamare la figlia di Rabinowitz? Si è sposata 10 anni fa. Anche tu devi pensare a sposarti. Pensi di poterle riparare? Certo. Mi servono per stasera. Sono una donna. Non proprio. Posso essere chi voglio. Il mio ragazzo dice che sono da buttare. Ecco a te. Grazie. Oh, non ci posso credere. Dai, entra. D'accordo. Che c'è? Sono preoccupato, che sta succedendo? Il negozio è sempre chiuso e tu ti comporti come un matto. Avrai il resto al lavoro ultimato. Mamma, che cosa faresti se potessi fare tutto quello che vuoi? Ciao, papà. Efron. Ciao, Sara. Mi sei mancato così tanto. Step into my shoes. Ma che... È un privilegio mettersi nelle scarpe di un altro, ma è anche una responsabilità. Step into my shoes.